Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un nuovo video dove andiamo ad aprire un pacchetto misterioso che mi è arrivato tramite posta. Io mi sono chiesta, quando ho suonato la postina, ma cosa mi sarà mai arrivato? Non sto aspettando nulla, perché questo pacco me lo ha spedito una fan, una di voi, che si chiama Nina. Ciao Nina, grazie mille per avermi mandato questo pacco misterioso. Ci sono delle cosine dentro e sono curiosa proprio di sapere cosa mi hai inviato. Ma prima di aprire questo pacco misterioso, con dentro forse penso slime e tanti regalini carini che mi ha mandato Nina, vi volevo invitare a mettere un bellissimo pollice in su. E se volete sostenermi, iscrivervi e attivare la campanella, così riceverete tutte le mie notifiche. Le notifiche tutti i giorni alle 14.30, perché Yolanda Switz, ossia io, carico video tutti i giorni, sempre in mia compagnia. Ma prima di iniziare questo video voglio fare un gioco insieme a voi. Ditemi tra queste cose qui, queste tre bevande, quale vorreste bere di più? A, B o C? Ditemelo giù in un commento e fatemi sapere cos'è che vorreste bere di più in questo momento o in generale. Allora, vediamo Nina cosa mi ha mandato. Nina in realtà ha vinto la videochiamata insieme a me. Aveva vinto il biglietto d'oro degli slime. Quindi se volete anche voi vincere il biglietto d'oro per fare una videochiamata insieme a me, andate sul mio sito che è www.yolandaswitz.it. Prendete uno degli slime che ci sono sul mio sito del nuovo rifornimento e ovviamente potete vincere una videochiamata con me se trovate, oddio quante cose, se trovate il biglietto d'oro. Mamma mia Nina! Allora delle cose me le aveva già fatte vedere in videochiamata. Oh, mamma quante cose! Allora, aspettiamo poco per volta, ci sono degli slime, ci sono ovviamente dei regalini che adesso andiamo a vedere insieme. Questo non lo so se sia un altro slime, che bello, tutto impacchettato perfetto. E ovviamente dei disegni. Allora, il primo disegno che mi ha fatto Nina, bello, spesso, adoro, è questo. Con, dimmi che tecnica hai utilizzato, wow! Ma è tipo, come se fosse tipo, non so, è strano, del cotone. Oddio Nina, ti prego, lo so che vedrai questo video, perché so che stavi aspettando l'apertura del tuo pacco nel mio video. Fatto con la scritta Iole, quanto è carina, grazie! E dimmi con che tecnica l'hai fatto. Allora, vediamo invece questo. Guarda qua! Yolanda! Mamma mia, ma comunque che buon profumo! Ci hai spruzzato il profumo sopra? Che bello anche gli unicorni, come si vede quando mi seguite. Cioè, io amo il fatto che voi mi seguiate così bene e mi conosciate così bene. Allora, ovviamente gli slime dopo. Ma vediamo prima i regalini che mi hai fatto. Cioè, io sono veramente curiosissima. Mamma mia, ok. Cioè, Nina, veramente, mi conosci proprio tantissimo. Allora, questa bellissima penna pelusciosa, penso per la mia collezione di penne. Poi c'è un portachiavi a forma di koala. È un koala marrone. Quanto è carino! Ma fa qualcosa questo koala? Si accendono le lucine? Sì! Si accendono le lucine del koala. Poi un evidenziatore, ovviamente, rigorosamente rosa. Ma di cosa stiamo parlando? Una penna, quelle là, tipo gel rosa. Questo devo capire cos'è. No! No! Vabbè, ragazzi. Questo qui caccia le striscette adesive. Ma è bellissimo, guardate qua che bello, credevo fosse una penna, invece no, tipo caccia le striscette adesive. Vediamo un pochettino questi slime, madonna, mamma mia, che bello. Allora, pure qua dentro, questo è veramente molto molto grande. Da quale partiamo, da quelli piccoli o da quelli grandi? Io voglio partire da quello grande perché è singolo. Poi andiamo ad aprire ovviamente questi qua che sono quattro, belli tutti colorati. Mamma mia, ma che bei colori poi hai fatto. Allora, vediamo questo slime grande qua. Con le palle! Mamma mia! Allora,
Allora, vi faccio vedere bene, magari vi faccio anche sentire un pochettino il suono. Questo è lo slime fatto da Nina. Allora, Nina, se non mi sbaglio, io vedo qua dentro delle marshmallow beads, ma per caso l'hai fatto con il kit che hai ricevuto con le cose che hai preso dal mio sito? No, perché... Madò, allora ti prego scrivimi giù nei commenti perché veramente c'è tipo adoro. Oppure con qualche kit che hai preso tu. No ragazzi, allora c'è anche uno charm qua dentro. Perché? No, queste cose me le dovete tenere voi. Me le dai a me. Che bello, guarda qua. No vabbè, non so come ringraziarti. Per un altro charm. Una, non è una nuvola ma è un'ala. No vabbè, ma cioè io mi commuovo, veramente mi commuovo. Mi commuovo anche perché sei stra bravissima a fare gli slime. Guardate questo slime quanto è scoppiettante. Un altro charm, non me ne ero accorta, cavolette di Bruxelles. Quanti charm mi hai messo dentro? Aspetta, è un unicorno. È veramente strabiliante questo slime. Guardate qua amici quanto è elastico, morbido e anche... scoppiettante. Ma adesso vediamo, no, il mio colore preferito, il rosa, e tu lo sai ovviamente. Ma sono profumatissimi. Cosa ci hai messo dentro? Allora, anche qua dentro ci sono degli charm. Allora c'è una paperella e un'ala rosa. E un'altra cosa, un'altra ala rosa. Questo slime qui è uno slime, penso, fluffy. Fatto forse con la colla trasparente, correggimi se sbaglio, sento un po' di colla trasparente dentro, non so se c'è anche la vinilica, però ragazzi, cioè, guardate qui, no vabbè, oh, what? Questo rosa è così, figuriamoci gli altri. Vediamo quest'altro viola o lilla magari. La cosa bella è che in ogni slime c'è uno charm differente, cioè ragazzi, ma cosa... Wow, pure qua due ce ne sono qui, un'altra paperella. Anche questo qui viola è ancora più morbido e bello. No, vabbè. Mi piace anche perché se non ci sono decorazioni dentro, sono degli slime fluffy veramente, veramente eccezionali, con un profumo super, sembra... È un profumo molto, molto delicato. Non so se ci hai messo bagnoschiuma, qualcosa dentro, ma ha un profumo veramente delicato che non dà fastidio, molto molto bello. Questo è fatto con la colla trasparente, attenzione, è assolutissimamente perlatissimo. Mamma mia! No ragazzi, guardate quanto è perlato questo slime. Guardate la perlescenza dello slime. Allora, credo che sia tema mare, perché dentro mi hai messo un polipo. Che carino questo polipo! E un granchietto, oh ma che puccio, è un granchietto, il granchietto. E poi dentro ci sono anche delle fishbowl beads, piccoline piccoline, molto molto belle. Mi piace questo slime tema mare, è veramente super scoppiettante, l'hai fatto con la colla trasparente, vero? Cosa ci hai messo dentro? Pigmento oppure tipo schiuma da barba che lo rende comunque perlato? Fammelo sapere, guardate amici, è veramente super elastico. Cosa pensate? È stata veramente molto brava Nina. Nina sei veramente bravissima, cioè io non so più come esprimermi sinceramente perché tutti i complimenti te li ho fatti in qualsiasi, mi manca solo farteli in francese, tedesco, inglese e poi te li faccio veramente in tutte le lingue del mondo. Allora, quest'altro qui verde è ancora più morbido, davvero dimmi la tua base ti prego perché è fantastica, è meravigliosa. Allora questo verde, ma penso che ogni slime abbia un tema, questo verde penso sia ispirato alla natura perché dentro mi hai messo uno charm a forma di fiorellino e una nuvoletta. E questo è lo slime che è tutto anche questo perlescente, perlato, super elastico, super morbido. Anche questo, che te lo dico a fare, è super scoppiettante. Ti faccio davvero i miei più sentiti complimenti. Continua così. Sentite?
Continua così ad esprimere la tua creatività con i disegnini, con gli slime, con tutte le cose che ti fanno stare bene, perché davvero sei eccezionale e bravissima, Nina. Sono davvero contenta di avere voi come miei amici e amori, perché davvero non ce n'è di meglio, vi posso assicurare. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, ovviamente intrattenuto. Ringrazio tantissimo Nina. Vi mando un bacione fortissimo, un abbraccio strettissimo. Ringrazio ancora Nina per questo fantastico pacco. E noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un super nuovo video sul mio canale Yolanda Sweets. Ciao!